Dopo più di 2 anni di restauro all'Opificio delle Pietre Dure e la trasferta a Roma per la grande esposizione alle Scuderie del Quirinale che celebrava i 500 anni dalla morte di Raffaello, il ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi, capolavoro del genio Urbinate, rientra finalmente a casa alle Gallerie degli Uffizi di Firenze e lo fa da protagonista con una mostra interamente dedicata all'opera. Raffaello e il ritorno del Papa Medici, restauri e scoperte, curata dal soprintendente dell'opificio Marco Ciatti e dal direttore degli Uffizi Heike Schmidt nella Sala delle Nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti dal 27 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. L'allestimento è concepito per documentare e spiegare il complesso restauro e le analisi scientifiche effettuate sull'opera, ora di nuovo completamente godibile nella lucciosa ricchezza cromatica dei dominanti toni rossi e nella straordinaria varietà dei dettagli che l'hanno resa una delle creazioni più famose di Raffaello Sanzio. Il dipinto di Raffaello giunse a Firenze ai primi di settembre del 1518, in tempo per essere messo sopra la tavola dei festeggiamenti nuziali del nipote di Leone X, Lorenzo de' Medici, duca di Urbino, con Madeleine de la Tour d'Auvergne. Al banchetto degli sposi partecipava come portentoso commensale anche lo zio pontefice, in effigie insieme a ben due cardinali, entrambi appartenenti alla famiglia Medici, i cugini Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi. Ma è il Papa a dominare la scena. Leone X, al secolo Giovanni de' Medici, era figurato di tre quarti e con in mano una lente cerchiata d'oro, quasi suo segno identificativo, dato la miopia che lo contraddistingueva. La scena è posta in un interno che si intuisce severo e monumentale, un ambiente di pietra grigia su cui risaltano i rossi e i bianchi, gli ori e gli argenti delle vesti, del mobilio, delle superlettili preziose. Con insistita ricerca rappresentativa, Raffaello mette davanti al pontefice, aperta, una ricchissima Bibbia, capolavoro della produzione libraria del 300 a Napoli, illustrato per la regina Giovanna I dal più importante miniatore della corte angioina, Cristoforo Rimina. Il restauro, realizzato dall'Opificio delle Pietre Dure, ha messo in luce molti aspetti interessanti dell'opera. Grazie alle molte tecniche di indagine preliminari, radiografiche, fotografiche, di microscopia ottica e a scansione, tanto per citarne alcune, è stato possibile rintracciare integralmente la trama del dipinto disegnata in origine da Raffaello e stabilire che tutta l'opera è integralmente dovuta alla sua mano, fugando una volta per tutte il dubbio avanzato da alcuni studiosi che le figure dei cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi fossero state aggiunte in un momento successivo. Il certosino lavoro effettuato ha restituito al dipinto la sua originaria amplissima gamma di sfumature del colore, la perfezione del dettaglio impressa dalla mano di Raffaello agli abiti, alle stoffe e agli oggetti presenti nell'opera, e ha permesso un recupero della spazialità dell'ambientazione architettonica che prima risultava quasi totalmente appiattita. Al termine dell'esposizione, il ritratto troverà collocazione nella sala di Saturno in compagnia di una serie di capolavori dell'Urbinate, tra i quali i ritratti di altri due importanti prelati, quello di Papa Giulio II e quello del Cardinal Bibbiena. Dopo più di 2 anni di restauro all'Opificio delle Pietre Dure,